Benvenuti alla nostra rubrica Leggere Liberi. Un indovinello, chi è l'autore? Nazionalità francese, professione prima insegnante, poi scrittore di grande successo, papà di una celeberrima, bizzarra famiglia, stramba famiglia che vive in un quartiere popolare di Parigi. Segni particolari? Era un asino a scuola, lui stesso si definisce così. Chi è? Parlo proprio di lui, di Daniel Pennac, il papà, padre della celeberrima, famosa, simpatica, stramba famiglia Malaussène. Qui Daniel Pennac, in questo libro, Diario di scuola, si consegna nudo ai suoi lettori e racconta di quando a scuola, piccolo ma anche grande al liceo, era sempre l'alunno dell'ultimo banco, l'alunno che i professori consideravano un asino. Ascoltate, insomma, andavo male a scuola. Ogni sera della mia infanzia tornavo a casa perseguitato dalla scuola. I miei voti sul diario dicevano la riprovazione dei miei maestri. Quando non ero l'ultimo della classe, ero il penultimo, evviva! Refrattario all'aritmetica, alla matematica, profondamente disortografico. E via così discorrendo. Un giorno, per fortuna, per sua fortuna, il piccolo Daniele incontra un professore che intravede in lui la capacità di raccontare storie, le storie che il ragazzo raccontava per evitare, per sfuggire alle verifiche. Questo professore gli dice: Daniele, tu da ora in poi non farai più niente, non farai i compiti che assegni ai tuoi compagni, ma ogni settimana mi porterai una storia. Bene. A partire da questo, tutto cambia, il piccolo Daniel, comincia a scrivere, si appassiona alla scrittura, si diploma, si laurea, diventa professore e poi lo scrittore che tutti conosciamo. Ma Daniel non dimentica i suoi anni di dolore, di sofferenza. In realtà il titolo Diario di scuola non rende bene il titolo originale francese, che è proprio Chagrin de colle, laddove per chagrin si intende pena, dolore, sofferenza. E quindi scrive questo manuale che diventerà davvero un manuale ad uso di tutti i professori, dei professori di tutto il mondo. Un manuale in cui, in modo brioso, nel modo che nella narrazione tipica di Pennac, un manuale che contiene tanti consigli utilissimi. Ve ne leggo uno così a titolo esemplificativo. Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin-tin o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing-bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini. E alcuni colleghi, professori, si credono dei Karajan, che non sopportano di dover dirigere la banda del paese. Sognano tutti la filarmonica di Berlino. È comprensibile. Ecco, vedete, in questo libro tutti i professori di tutto il mondo troveranno spunti per rendere più gradevole, efficace il loro lavoro. E mi raccomando, come al solito, ci vediamo la prossima settimana. Vi invito a seguirci sul nostro sito web e sui nostri canali social.